If you're watching this video, I'm sure you're interested in knowing the methods of the English language certification exam, and above all, how to pass it. In the video, we will see the exam explained in detail in each of its parts, namely listening, reading, writing, and speaking, for each of the levels that are B2, C1, and C2. Please stay with me until the end because you will discover the 5 strategies to pass the exam. They are precious secrets which most people ignore, but which allow you to successfully pass the exam. You just have to watch this video. Let's start! Che cosa ho appena detto? Se stai guardando questo video, sono sicuro che sei interessato a conoscere le modalità dell'esame di certificazione della lingua inglese e soprattutto come passarlo. Nel video vedremo l'esame spiegato in dettaglio. In ognuna delle sue parti, ossia listening, reading, writing and speaking. Per ognuno dei livelli, ovvero B2, C1 e C2. Mi raccomando, rimani fino alla fine, perché scoprirai le 5 strategie per superare l'esame. Dei preziosi consigli che la maggior parte delle persone ignora, ma che ti permetteranno di superare brillantemente l'esame. Non ti resta che guardare questo video. Let's start! Cominciamo! Io sono Giuseppe Turchiaro, responsabile delle certificazioni della lingua inglese della Scuola Moscati. Ci terrei a cominciare questo video ringraziandovi per averci scelto. Ho visto tanti candidati essere molto nervosi prima dell'esame, non essere sicuri di passarlo, non essere sicuri di essere pronti e poi andare benissimo all'esame. Oltre il 90% dei nostri corsisti riesce a superare l'esame al primo appello e qualora qualcuno non riuscisse a superare solo una parte dell'esame, può ripetere quella parte all'appello successivo e superarlo. Gli esami di livello B2, C1 e C2 sono configurati nella stessa maniera, ci sono solo alcune differenze. Le differenze si riferiscono alla difficoltà dell'esame. La prima differenza è il tempo a disposizione. Le tempistiche sono queste. Sia gli esami B2, C1 che C2 sono divisi in 4 parti, ossia listening, reading, writing and speaking, cioè ascolto, lettura, scrittura e parlato. Queste vengono considerate unità, units, e ogni unità è divisa in 3 attività, eccezione fatta per la scrittura, che è divisa in 2 attività. Si inizia con il listening, l'ascolto. L'ascolto nel livello B2 dura 25 minuti approssimativamente, mentre nel livello C1 e nel livello C2 dura approssimativamente 30 minuti. Nella prima attività dell'unità di ascolto ci sarà un brano da ascoltare. Questo brano dura pochi minuti ed è possibile riprodurlo per ben 2 volte. Ci sono 6 domande relative a questo brano e sono domande a risposta multipla, A, B o C. Le domande per lo più seguono un ordine lineare. Quindi la prima domanda farà riferimento all'inizio del brano, la seconda domanda quindi troverà risposta nel brano successivamente alla prima, e così via per tutte le altre domande. Consiglio appunto di leggere le domande prima, capire a cosa viene chiesto di rispondere ed ascoltare il brano per trovare le parole chiave e rispondere adeguatamente alle domande. Una volta avviato il brano non si può premere pausa, però si possono prendere degli appunti con un foglio di carta ed una penna. Durante la parte di ascolto potete utilizzare una penna e un foglio di carta, appunto, e anche degli auricolari e delle cuffie. Questi strumenti, ossia carta, penna e auricolari, possono essere utilizzati anche durante la parte del parlato, ma lo vedremo in seguito. La seconda attività dell'unità di ascolto è simile alla prima. L'unica differenza è che le domande qui sono 8. Valgono tutti i consigli dati per la prima attività. Nella terza attività dell'unità di ascolto le cose sono un po' diverse. Ci sarà sempre un file audio da poter riprodurre 2 volte, ma a differenza delle prime 2 attività, questo file audio non è una discussione né una conversazione. Il file audio si riferisce a 3 persone che parlano, una successivamente all'altra, e ci sono 8 domande e le risposte possibili a queste domande sono semplicemente speaker 1, speaker 2 e speaker 3, ossia oratore 1, oratore 2, oratore 3, colui che parla. Nel brano sentirete parlare prima lo speaker 1, che dirà alcune cose, poi lo speaker 2 e poi lo speaker 3, che diranno a loro volta altre cose. Le domande si riferiranno a ciò che hanno detto questi oratori. Voi dovete semplicemente abbinare quale oratore ha detto quale cosa. Le domande non sono strutturate in ordine cronologico riferendosi al brano. Infatti, il primo oratore potrebbe rispondere alle ultime 3 domande, per esempio. Quindi anche qui è importante prendere appunti, leggere tutte le domande in anticipo e poi riprodurre il brano.
provare a rispondere e riprodurre per una seconda volta il brano per controllare che tutto sia risposto in modo corretto. Ci sarà un timer in basso a sinistra durante tutte le unità. Durante ogni unità potrete muovervi liberamente fra le varie attività, anche se io consiglio di fare la prima attività per prima, poi passare alla seconda, poi alla terza e in caso dare un'ultima occhiata per controllare che tutto sia risposto in modo corretto. Finita la parte del listening, ossia dell'ascolto, si passa alla parte del reading, della lettura. Il tempo disponibile per questa unità nel livello B2 è 50 minuti, mentre nel livello C1 e nel livello C2 è di 55 minuti. Nella prima attività di questa unità, ossia della lettura, ci sarà un testo con delle parole mancanti. Ci sono 6 domande e sono domande a risposta multipla, A, B, C o D. Noi dovremo selezionare come risposta la parola mancante, ossia quale parola secondo noi si inserisce meglio nel testo che stiamo leggendo. E anche qui l'ordine cronologico, ossia la prima domanda si riferirà alla prima parola mancante del testo e via dicendo. La seconda attività della lettura è la comprensione del testo. Ci sarà un testo da leggere con 8 domande a risposta multipla, A, B, C e D. Per ogni domanda si può selezionare una sola risposta tra le 4 presenti, mentre nell'ultima attività di questa unità ci saranno 4 testi da leggere. Sono testi brevi, di facile comprensione, e ci saranno 8 domande. Ogni domanda si riferirà ad un testo ben preciso, ossia queste 8 affermazioni saranno riconducibili a uno dei 4 testi. Spetterà a noi dire quale affermazione si riferisce a quale testo. In seguito si passa all'unità scritta, ossia del writing. Il writing, a differenza delle altre unità, ha solo 2 attività, che nel complesso durano per il livello B2 60 minuti, ossia un'ora, per il livello C1 la durata è di 75 minuti, ossia un'ora e un quarto, mentre per il livello C2 la durata complessiva di questa unità è di 90 minuti, ossia un'ora e mezza. Nella prima attività, a livello B2 vi verrà chiesta di scrivere un'email o una lettera. Il numero minimo di parole richieste è 150. Nella seconda attività, sempre di questa unità e di questo livello, avrete a disposizione 2 opzioni. O scrivere un saggio o scrivere un articolo. E anche qui il limite minimo di parole richiesto è 150. Nel livello C1, per quanto riguarda l'unità del writing, nell'attività 1, vi verrà chiesto di produrre un'email formale o una lettera su un argomento dato. Il numero minimo di parole richiesto qui è 200. Mentre nella seconda attività del livello C1 avrete a disposizione di nuovo 2 opzioni, ossia un articolo o un saggio. Il livello minimo di parole da utilizzare è 200. Per quanto riguarda l'unità del writing del livello C2, nella prima attività dovremo produrre o un saggio o un articolo su un argomento dato. Il numero minimo di parole da utilizzare è 240. Nella seconda attività di questa unità e di questo livello potremo scegliere fra 2 opzioni, produrre una storia descrittiva o scrivere un articolo di blog. Il numero minimo di parole da utilizzare è 240. Arriviamo quindi all'ultima unità, quella del parlato, ossia lo speaking. Anche questa unità è divisa in 3 attività. Questa parte si fa in coppia, quindi 2 candidati per volta. La durata complessiva di questa unità per quanto riguarda il livello B2 è di 20 minuti, mentre per i livelli C1 e C2 è di 30 minuti. Anche qui le attività che compongono questa unità sono 3. La prima, comunicare informazioni personali. Nel livello B2 questa attività dura all'incirca 6 minuti, nei livelli C1 e C2 all'incirca 8 minuti. Durante questa attività chi condurrà l'esame porrà ad ogni candidato 5 domande. Una domanda per volta a testa. La seconda attività di questa unità è la presentazione preparata. Nel livello B2 ha una durata di 6 minuti e nei livelli C1 e C2 la durata è di 10 minuti. Che cos'è la presentazione preparata? La presentazione preparata è un discorso che dovrete tenere avendo scelto precedentemente un argomento. Per quanto riguarda il livello B2, la presentazione deve durare 1 minuto e mezzo, mentre per quanto riguarda i livelli C1 e C2, la presentazione deve durare 3 minuti. Inizierà uno dei 2 candidati, comunicherà qual è il suo argomento prescelto e inizierà la presentazione. Al termine della presentazione, l'altro candidato porrà 2 domande al candidato che ha tenuto la presentazione. Le domande saranno relative appunto alla sua presentazione. La stessa cosa farà chi conduce l'esame, cioè porrà 2 domande sulla presentazione che avete appena tenuto. Risposto a queste 4 domande in totale, si ribalteranno i ruoli, ossia il candidato che prima ha tenuto la presentazione rimarrà in silenzio e il candidato che ha fatto precedentemente le domande adesso terrà la sua presentazione preparata, anche lui a
sua volta su un argomento prescelto. E quindi, alla fine della seconda presentazione, l'altro candidato farà due domande e poi anche il coordinatore d'esame. Queste domande, ripeto, sono relative al discorso appena tenuto dal candidato. L'ultima attività da svolgere per questa unità e per quanto riguarda tutto l'esame è l'attività di discussione. Questa attività dura per il livello B2 6 minuti, mentre per i livelli C1 e C2 8 minuti. Il coordinatore di esame mostrerà delle immagini ai candidati. Queste immagini sono relative ad un argomento di discussione che verrà rivelato non appena avrete visto le immagini. Avrete 15 secondi di tempo per pensare di cosa parlare e in più prendere spunto da queste immagini. Non è obbligatorio utilizzare gli argomenti dell'immagine, sono solo spunti di riflessione. Una volta pensato cosa dire, inizierà la discussione con l'altro candidato. Questa è a tutti gli effetti una discussione, non ci sono domande prestabilite o dei turni nei quali deve parlare un candidato e poi l'altro. È una semplice discussione. Infatti l'interlocutore, ossia il coordinatore d'esame e il conduttore, non interferirà nella discussione, a meno che non lo ritenga necessario. Alcuni esempi di interferenza da parte dell'interlocutore sono se i due candidati iniziano a sviare dal discorso principale, se uno dei due parla troppo o troppo poco, altrimenti è una semplice discussione che due candidati tengono tra di loro su un argomento scelto. Si hanno anche degli spunti di riflessione guardando le immagini. Bene, passati i minuti di questa unità, l'esame è terminato. Ora, cosa si può fare per passare brillantemente l'esame? Per quanto riguarda il listening, il reading e il writing, consiglio vivamente di fare gli esami d'esempio che Gatehouse mette a disposizione sul suo sito. Basta cliccare sul link degli esami di esempio, proseguire con lo step 1, ossia scaricare il Safe Exam Browser. Questo è uno dei due programmi che utilizzerete per sostenere l'esame, quindi scaricatelo e una volta installato ritornate sulla pagina con gli esami di esempio. Potrete, dopo aver installato SEB, ossia Safe Exam Browser, cliccare su Step 2, Sample Assessments. Qui troverete esami di esempio per tutti i livelli. Io vi consiglio di fare quello del vostro livello, quello del livello precedente e quello del livello successivo. Così avrete un'idea più chiara di come si svolgerà l'esame e di ciò che verrà chiesto. Facendo pratica in questo modo, non solo prenderete dimestichezza con la modalità d'esame, ma capirete anche cosa vi verrà chiesto. Ovviamente gli argomenti saranno differenti, però per quanto riguarda il listening, vi abituerete al suono, alle voci e alla velocità del parlato. Per quanto riguarda il reading, la stessa cosa, allenerete la comprensione e la grammatica. Mentre per quanto riguarda il writing, capirete la struttura di come vi viene richiesto di scrivere. Ho un altro consiglio al riguardo. Non scervellatevi troppo a pensare a quante parole siete arrivati. Non c'è un contatore che vi informa quando avrete raggiunto il numero minimo di parole. Però basta scrivere tutto di getto, rileggere per correggere e poi leggere sulla prima riga quante parole avete scritto. Contate quante righe avete scritto e assicuratevi di superare la soglia minima. Non c'è un esame d'esempio per quanto riguarda la parte parlata. Però potete fare pratica fra di voi, scambiarvi i contatti fra persone dello stesso livello ed esercitarvi a fare una simulazione d'esame. Un altro programma che dovrete utilizzare per sostenere l'esame è Zoom. Alcuni di voi lo conosceranno già. Bisogna scaricare e installare Zoom su due dispositivi. Uno sul computer dove terrete l'esame e uno su un dispositivo secondario, che può essere un telefono o un altro computer, che vi inquadrerà lateralmente, mostrando il vostro volto e lo schermo del computer, durante le prime tre parti dell'esame, ossia l'ascolto, la lettura e la scrittura. Poi, sempre con un unico account Zoom, abbandonerete la riunione dallo schermo secondario e accederete per la parte del parlato sullo schermo primario, ossia il vostro computer. Questo perché quando lancerete il Safe Exam Browser non potrete utilizzare nessun'altra applicazione sul vostro computer. Quindi verrete monitorati e osservate mentre fate l'esame dal coordinatore d'esame tramite Zoom sul dispositivo laterale. E poi, dato che durante il parlato non dovrete usare SEB, ossia il Safe Exam Browser, potrete avviare Zoom sul vostro dispositivo principale, ossia il computer, sempre utilizzando lo stesso account Zoom. Bene, cosa succederà il giorno dell'esame? Vi verrà chiesto di accedere su Zoom dal vostro dispositivo secondario, fare vedere la stanza a 360 gradi con la webcam del vostro dispositivo secondario per dimostrare che non ci sia nessuno lì con voi e poi mostrare il vostro tavolo o la vostra scrivania. L'unica cosa che potete utilizzare durante l'esame è una bottiglia d'acqua o un bicchiere d'acqua in caso abbiate sete. Ovviamente non potrete fumare. Potete avere un foglio di carta e una penna solo durante la fase di ascolto e la fase di parlato. E durante la fase di ascolto o di parlato potete avere delle cuffie o degli auricolari. Tutto il resto deve essere rimosso dalla scrivania. Quindi il vostro telefono deve essere lontano. Se lo state utilizzando come
dispositivo secondario deve essere di lato, deve comunque ad ogni modo avere il silenzioso senza vibrazione e dovrete mostrare la vostra carta d'identità e tenerla sul tavolo. Se doveste perdere la connessione durante lo svolgimento delle prime tre prove, SafeXam Browser vi darà 5 minuti di tempo per tornare nella sessione d'esame e continuare da dove avete lasciato. Superati i 5 minuti di tempo, quella unità di esame verrà inviata così come l'avete lasciata. Potrete continuare comunque a sostenere le altre unità non appena gli altri candidati saranno pronti. Non potete lasciare la stanza se avrete completato un'unità prima dello scadere del tempo. Dovrete aspettare che tutti i candidati abbiano finito e avere il consenso del coordinatore d'esame, ossia l'interlocutore. Avrete qualche minuto per andare in bagno e una volta tornati dovrete rimostrare la stanza all'interlocutore, così che veda nuovamente che non ci sia nessuno lì con voi. Durante la parte di speaking, i due candidati che sosterranno la parte di speaking successivamente verranno inseriti in una sala d'attesa virtuale su Zoom, per essere poi riammessi una volta terminato l'esame della prima coppia. Se invece in una sessione sono prenotati solo tre candidati, un solo candidato verrà ammesso nella sala d'attesa e durante la sua parte d'esame di speaking, ossia del parlato, uno dei due candidati precedenti svolgerà il ruolo di candidato fittizio per far coppia col candidato rimanente. Il candidato fittizio non verrà valutato, infatti la valutazione sul suo esame orale farà riferimento solo all'esame svolto nella prima coppia, non nella seconda. Bene, detto ciò, come scuola noi forniamo delle risorse preziosissime. Abbiamo condensato in 20 domande per ogni livello gli argomenti indispensabili da sapere relativi a quel livello, con relative risposte d'esempio, che ovviamente devono essere prese come esempio. Quindi facendo pratica con queste domande e creando le vostre risposte, riuscirete a prepararvi per la prima attività dell'unità di speaking. La seconda attività dell'unità di speaking è la parte più semplice. Gli argomenti della presentazione preparata vengono forniti anticipatamente e avrete tutto il tempo di preparare una presentazione che duri 3 minuti per i livelli C1 e C2 e di 1 minuto e mezzo per quanto riguarda il livello B2. Io consiglio di prepararla un po' più lunga del tempo richiesto. Questo perché è meglio essere interrotti che rimanere senza parole. Magari per il nervosismo parleremo troppo velocemente, quindi è sempre meglio avere qualcosa in più da dire durante la presentazione preparata. E le domande che vi verranno rivolte saranno relative al vostro discorso, quindi niente di così difficile. Per quanto riguarda la terza attività dell'unità del parlato, ossia la discussione, anche lì abbiamo pensato di creare del materiale con gli argomenti che è importante conoscere in una discussione del livello che state cercando di raggiungere. Inoltre, come ciliegina sulla torta, abbiamo creato un dizionario con i 1000 termini più utilizzati nella lingua inglese. E non solo, questo dizionario è anche un frasario. Per ogni termine o parola ci saranno 3 frasi di esempio, sia in inglese sia in italiano. Quindi avrete la traduzione dei termini e delle frasi. Insomma, tutto quello di cui avete bisogno per passare con sicurezza l'esame. Per ogni necessità rimaniamo a vostra disposizione. E ora mi rivolgo a te, che sei indeciso se prenotare l'esame o meno. Fallo. Prova gli esami di esempio. Utilizza il materiale che ti forniamo. E poi prenotati. Non ci si sente mai sicuri al 100% di fare una cosa. Alle volte basta solo un pizzico di coraggio. Grazie dell'attenzione. Buon esame.